Di fronte a me un paese arroccato sulla collina è Capestrano. Un immenso campo di papaveri, un vento con armonia ne carezza i fiori. Mi alzo in volo a godermi tale meraviglia. Sotto di me una lingua di acqua cristallina che attraversa la valle, è il fiume Tirino. Riconosco i sub che si apprestano a fare un tuffo. Sono del gruppo Parliamo di Videosub. Scorgo un invaso artificiale. È il lago di Capodacqua, definita una piccola Atlantide. Ad attenderci è il gestore dello spazio, Dante Cetrioli, che, insieme alla famiglia, organizza le attività subacquee nel rispetto del luogo e della storia. La realizzazione di una diga nella zona alta del Tirino fece sì che le numerose acque dei torrenti confluissero nell'invaso artificiale, sommergendo un vecchio colorificio. Appartenuto alla famiglia Varlengia, è ancora visibile in superficie mentre il mulino è completamente sommerso dalle acque. Sotto di noi si staglia il borgo antico. Pinneggiare a debita distanza dal fondo evita la sospensione di salire oscurandone la vista. Le vecchie strutture ci portano indietro nel tempo. Tavoli di legno e alberi sommersi fanno da sfondo a questo magico luogo. Chiudo gli occhi e immagino di volare sopra questa meraviglia, fino ad immergermi tra luci ed ombre. Figure amiche mi guidano tra le pareti nascoste e numerose alghe. Un susseguirsi di emozioni conclude il nostro viaggio. Bello vivere emozioni insieme a tanti amici del blu che si ritrovano di tanto in tanto spinti da una grande passione.